Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo incontro del laboratorio di PopMath. E, prima di lasciare la parola a Claudia Fontanari, che introdurrà la nostra relatrice di oggi, ricordo che questo seminario è registrato, quindi chi non avesse piacere di essere appunto registrato può semplicemente scollegare video e microfono. Chi vuole può intervenire con le domande come al solito. Eventualmente, appunto, per chi non volesse essere registrato, alla terza della registrazione, quindi successivamente all'intervento della nostra relatrice, ci sarà ancora un momento di discussione libera da registrazione, in modo tale che tutti possano partecipare in maniera totalmente libera. E quindi lascio la parola a Claudio per l'introduzione. Grazie, grazie Alessandro. È un piacere avere qua, anche se solo virtualmente, Ilaria che è di casa qua a Trento. Ha fatto un dottorato in filosofia qui a Trento e poi si è fermata alcuni anni con una serie di ricerca, in realtà presso il Dipartimento di Sociologia, ma in questi anni ha collaborato attivamente, no, col Dipartimento di Matematica, in particolare col nostro laboratorio. Anzi, la collaborazione con lei, insomma, è stata una delle attività che ha portato poi alla formazione del laboratorio PopMath. Quindi, insomma, benvenuta, bentornata a casa, Ilaria. Ilaria adesso è a Parigi, ha una borsa di studio presso Parigi 1, insomma, Panthéon Sorbonne, e in realtà non è un caso che sia a Parigi, nel senso che lei si è sempre occupata di tante cose, di argomenti di storia della scienza, ma in particolare è un'esperta del Settecento francese. Vi faccio vedere la copertina della sua monografia, Cronaca di una cometa non annunciata, Astronomia e comunicazione della scienza nel XVIII secolo, dedicato in particolare alla figura dell'astronomo francese Lalande, pubblicato da Carocci l'anno scorso, nel 2019. Vedo tanti studenti collegati che la conoscono perché lei ha collaborato anche con degli interventi nei corsi di storia della matematica che offriamo qua all'Università di Trento. E allora è un piacere darle subito la parola senza rubarle ulteriore tempo. Prego, Ilaria. Allora, ciao Claudio, ciao a tutti, grazie per essere qui. Alcuni di voi un po' hanno già sentito parlare del tema su cui mi soffermerò oggi, perché è un tema di cui mi sto occupando già da qualche mese, e che è il tema della matematica ricreativa, in particolare delle recreation mathématiques, che è un genere letterario divulgativo che ha conosce un successo enorme nella Francia del 600, a cavallo tra il 600 e il 700, perché come vedremo poi è una tradizione che prende piede nel 600, ma ancora alla fine del 700 è in pieno splendore, così come poi in realtà è una tradizione che per certi versi arriva fino a noi oggi, anche se ovviamente è trasformata. Il punto qual è? Perché mi interesso di matematica ricreativa? In realtà ho incrociato i primi testi di matematica ricreativa quasi, quasi per caso, proprio preparando un corso che abbiamo tenuto con Claudio sulla comunicazione della matematica e della fisica tra il 6 e il 700. In realtà i testi di matematica ricreativa sono molto studiati, c'è davvero tanta bibliografia su questo genere, ma quello che interessa a me è studiarli secondo la prospettiva della storia della divulgazione scientifica, che è un po' il mio tema di ricerca, cioè mi piace occuparmi appunto della comunicazione del sapere scientifico, ma da un punto di vista storico. Per me occuparmene da un punto di vista storico non significa tanto guardare all'8 e al 900, che sono secoli un po' più battuti, no? Quando si parla di popolarizzazione delle scienze, quanto invece andare proprio all'età moderna. Anzi, più indietro andiamo, e più la cosa si fa intrigante e affascinante da storica. Quindi oggi cercherò di parlarvi della matematica ricreativa nel
il tentativo di dimostrare come questi testi possano e debbano essere considerati a buon diritto un esempio di divulgazione della matematica, cercando anche di fare emergere le varie tradizioni che intercettano. Ma ancora di più, il punto qual è? Siccome abbiamo dei testi di questa tradizione, i cui primi esempi li vediamo all'inizio del Seicento, ma che poi conoscono nuove edizioni, traduzioni, una circolazione impressionante in tutta Europa, noi possiamo vedere da vicino come il genere evolve. E quindi come evolve? Sia come evolvono i contenuti, come evolve il linguaggio, come evolvono le intenzioni degli autori e dei curatori che stanno dietro a questi testi e quindi proprio ci aiutano ad approcciare sia la storia della matematica da un'altra prospettiva, sia la storia appunto della divulgazione e comunicazione della matematica. Allora, solo proprio un riassunto velocissimo per chi magari non si occupa o si occupa meno di comunicazione della scienza dal punto di vista storico, perché appunto non è poi un tema così banale. Allora, diciamo che quando parliamo di comunicare la scienza, ovviamente, no? Possiamo intendere come comunicare la scienza tra pari, quindi la comunicazione tra pubblici di specialisti, ma nel senso in cui la approfondiamo oggi è comunicare la scienza appunto nell'accezione di divulgare, no? Quindi comunicare la scienza da esperti, scusate, da letterati, da uomini di scienza a un pubblico di profani, tenendo sempre a mente che fortunatamente perché comunque la cosa viene resa molto più interessante da questo elemento, in età moderna non abbiamo dei confini precisi tracciati tra appunto esperti e profani, tanto che una delle figure più diffuse è la figura proprio dell'amatore, dell'astronomo amatoriale, del matematico amatoriale, proprio a riprova del fatto che non abbiamo la possibilità di operare delle classificazioni rigide e standardizzate. Ma nonostante questo, appunto, abbiamo delle pratiche, dei testi, dei luoghi, dei contesti in cui quello che vediamo è proprio l'intenzione di divulgare, diffondere una conoscenza scientifica. Oggi ci concentreremo soprattutto su conoscenze di tipo matematico o vedremo fisico, a coloro che solitamente non se ne occupano, a coloro che non ne sono esperti. Queste sono le varie declinazioni, alcune delle tante declinazioni che la divulgazione scientifica in età moderna, con cui la divulgazione scientifica in età moderna si presentano. Quindi proprio per orientarci, perché magari tra chi ci ascolta ci sono anche studenti di matematica o magari studiosi di matematica che non hanno avuto modo o che comunque non si sono occupati nello specifico di storia della comunicazione scientifica. Per me, appunto, parlare di divulgazione dei saperi scientifici in età moderna vuol dire guardare innanzitutto la cosa più semplice ai testi scritti, sia manoscritti, sia a stampa, ma lavorando appunto dal 500 in poi e oggi nello specifico sul 600 comunque si parla di testi a stampa.
in particolare i testi in volgare, testi che nascono in volgare, traduzioni in volgare dal latino, a volte anche dal greco, ma più spesso dal latino, perché di solito dal greco comunque c'è sempre il passaggio al latino, oppure traduzioni da un volgare a un altro volgare, per esempio appunto dal francese all'italiano. L'utilizzo del volgare è un elemento necessario ma non sufficiente per parlare di divulgazione, necessario perché appunto è quel linguaggio che può essere compreso dai più, non sufficiente perché in realtà una volgarizzazione non è appunto una divulgazione. E viene comodo con l'italiano perché si può giocare proprio su questi due termini, no? Che hanno la stessa radice etimologica, pur indicando due pratiche, due intenzioni diverse. Parliamo anche di testi di didattica, perché? Proprio perché per la difficoltà che abbiamo nel tracciare dei confini precisi in età moderna, il testo di didattica spesso non si limita ad essere un manuale per studenti, ma è un testo che poi viene fruito dai più e che circola in pubblici magari che non erano nei destinatari inizialmente pensati dall'autore. Questo è un caso diffusissimo che si ripresenta. E la letteratura di genere, ovviamente tutti conosciamo l'esplosione della letteratura dedicata alle donne, che poi conosce il suo apice con tutti quei testi, quegli abrégé, quei compendi di newtonianesimo per le donne. Parliamo anche di pratiche, parliamo per esempio di lezioni in pubblico, penso alle sedute dell'Académie des Sciences, quelle pubbliche, quindi quelle non aperte solamente ai soci, oppure alle lezioni del Collège de France, che fin dalla fondazione del Collège de France, così come ancora adesso, erano aperte a tutti coloro che volessero seguirle. Penso agli esperimenti che potevano avvenire nei salotti, che potevano avvenire organizzati appunto dalle società scientifiche come quelli della Royal Society e richiedere però un pubblico, per la Royal Society era un pubblico di gentlemen che potessero testimoniare quello che avveniva. Penso agli esperimenti itineranti con questi appunto spesso amatori che viaggiavano da un posto all'altro. È un fenomeno che conosce un'ottima diffusione in Inghilterra, ma poi anche in Francia e in Italia. Per esempio, in Italia abbiamo Nollet che gira la penisola replicando esperimenti sull'elettricità. E quindi abbiamo appunto questi uomini di scienza oppure amatori, di nuovo il confine non è facile tracciato, che viaggiavano dotandosi di strumenti portatili per replicare gli esperimenti e per mostrarli in pubblico, spesso con l'intenzione proprio di meravigliare, no? Quindi in questo caso si può discutere se la spettacolarizzazione della scienza possa essere considerato un tipo di divulgazione oppure no, ed è una domanda che dovremmo farci anche oggi su come si fa comunicazione della scienza oggi, intendo. E poi però c'è un'altra dimensione che l'intervento di oggi incontra, che è quello dei giochi, cioè il gioco come strumento di didattica, ovviamente, certo, ma anche come strumento proprio di divulgazione, di diffusione delle conoscenze scientifiche. Cosa intendo per giochi? Appunto gli strumenti portatili che spesso erano trattati alla stregua di giocattoli, cioè i piccoli microscopi oppure le piccole case del fulmine, perché venivano sì utilizzati da divulgatori, ma venivano anche comprati dai privati. Per esempio Benjamin Martin, questo divulgatore inglese del Settecento, viaggiava lungo l'Inghilterra riproducendo questi esperimenti con i suoi strumenti che poi vendeva nella sua bottega a chiunque li volesse comprare, ecco, e chiunque ci si volesse divertire nelle proprie abitazioni. Parliamo anche dei giochi da tavolo, che è il tema appunto che dovrei sviluppare. Adesso purtroppo la situazione è un po' infelice, ma insomma dovrei sviluppare con questo nuovo progetto a Parigi. Quindi giochi da tavolo che già nel Settecento, nell'Ottocento, veicolavano
contenuti scientifici, c'erano anche dei giochi proprio per esempio sull'aritmetica oppure sulla geometria. Raccontavo prima a Claudio un gioco del 600 sulle fortificazioni e la geometria delle fortificazioni, un gioco francese. E poi appunto arriviamo finalmente al tema di oggi, i giochi didattici e i passatempi razionali. È molto importante considerare che la matematica ricreativa e quindi il passatempo razionale lo dobbiamo inserire nel sottoinsieme, chiamiamolo così, nella categoria del gioco, perché uno dei motivi ricorrenti che troveremo, e lo vedremo proprio in Ozanam, che è l'autore che più oggi ci interesserà, è proprio il senso del gioco lecito. Quando appunto Cardano scrive la sua opera del Ludusale dedicata al gioco, il suo intento è proprio quello di raccontare quali sono i giochi leciti e quali no. Perché appunto la discussione sui giochi in età moderna è viva più che mai. E quindi il gioco matematico era proprio considerato come il classico esempio di gioco innocuo, e anzi il gioco che portava solo dei benefici per coloro che vi si cimentavano, perché era appunto un passatempo razionale, cioè un passatempo che richiedeva l'uso della ragione. Non era un gioco come il gioco dei dadi che andava a fortuna, ma appunto era un gioco che richiedeva l'impegno, l'impiego del ragionamento. Come vi dicevo, tantissimi autori si sono occupati della matematica ricreativa, tanto più che tanti testi contemporanei riproducono e ripropongono questi giochi, come abbiamo fatto anche noi con il Muse. Ho visto prima che c'è anche Valeria Tacchi tra i partecipanti, grazie anche a Valeria, abbiamo riproposto proprio questi giochi e ci sono tantissimi testi che lo fanno, anche Dario Bressanini, che è un famosissimo ne ha firmato uno. E ci sono tanti studiosi che si sono occupati proprio della storia della matematica ricreativa. I due più famosi, più importanti, sono Sigmaster, che ha anche firmato una bibliografia proprio su tutti i testi di matematica ricreativa, e Albrecht Heffer, che ha, qua vi ho citato anche colpevolmente solo un articolo, ma davvero la sua bibliografia è sconfinata sulla circolazione delle recreation mathématique, sull'authorship, quindi sul problema, no, di capire da dove vengono i contenuti di questi volumi, che è cosa non facile. Perché? Perché la storia della matematica ricreativa parte da lontano, da molto lontano. Perché? Ma allora, innanzitutto, come anche mi ha sempre detto Claudio, no? Ma come insomma sappiamo un po' tutti, soprattutto coloro che si occupano di matematica. La matematica e il problema, il gioco, l'enigma, l'indovinello vanno a braccetto. Quindi non è assolutamente raro trovare nelle opere matematiche degli indovinelli, dei problemi, dei giochi, ovviamente, che richiedono una risoluzione matematica. La cosa curiosa è che molti di questi problemi li ritroviamo poi nella matematica ricreativa del 600, li ritroviamo tali e quali, e li ritroviamo ancora oggi. Per esempio, il famosissimo, celeberrimo problema del lupo, della capra e del cavolo, dove bisogna capire come far attraversare il fiume a un lupo, una capra e un cavolo senza che uno mangi l'altro, è un problema che troviamo per la prima volta
nelle proposizioni sad adquendo situnes di Alcuino da York. Alcuino da York è un matematico, grammatico, precettore alla corte di Carlo Magno. Spesso viene indicato come uno dei fautori del Rinascimento, di quello che viene detto Rinascimento carolingio, e in questa sua opera appunto raccoglie, tra le altre cose, numerosi problemi che poi ritroviamo nelle opere di matematica ricreativa di età moderna. Guardate qui, questa è una pagina presa dal manoscritto di Alcuino, dove appunto troviamo due giocatori di dadi e il problema dei dadi, delle combinazioni che possono uscire con i lanci dei dadi, di indovinare il risultato di un lancio di dadi, è uno dei problemi più classici di queste raccolte di giochi matematici. In realtà però possiamo spingerci ancora più indietro, perché possiamo spingerci fino a Diofanto d'Alessandria, con cui siamo nel terzo, a cavallo tra il terzo e il quarto secolo, non sappiamo precisamente quando sia vissuto, sappiamo però che la sua opera viene recuperata e letta per la prima volta attorno al 500. Per esempio, la ricezione di Diofanto d'Alessandria è fondamentale nell'opera di Raffaele Bombelli, che appunto stende la prima stesura della sua algebra manoscritta è in un modo, poi appunto s'approccia al testo di Diofanto d'Alessandria, c'è questo incontro con l'algebra sincopata, vabbè, qua ci sono numerose ipotesi, ma insomma c'è questo incontro con l'algebra sincopata. Dopodiché la sua algebra da manoscritta appunto esce a stampa e le due versioni sono diverse l'una dall'altra. In mezzo cosa c'è? C'è appunto l'incontro di Bombelli con Diofanto. Tra l'altro, adesso lo vediamo in un secondo, molto interessante perché cambia anche l'approccio di Bombelli ai problemi matematici che propone, e questo è sintomatico. Comunque, molti dei problemi, degli indovinelli, dei giochi che degli enigmi che ritroviamo nella matematica ricreativa a partire dal 600 sono proprio raccolti nell'aritmetica di Diofanto. E non è un caso che la prima edizione a stampa dell'aritmetica di Diofanto, tradotta, vedete, in latino, chi la fa è Bachet. Gaspard Bachet, che è, lo vedremo, l'autore della prima raccolta di giochi matematici di cui andremo a parlare. C'è anche questa, l'Antologia Palatina, che è una raccolta di epigrammi greci, di argomenti tra i più disparati, compilata a Bisanzio, in cui appunto il libro quattordicesimo è proprio dedicato a enigmi e indovinelli matematici. Ancora qui troviamo molti di quegli indovinelli che poi saranno riproposti nel corso della tradizione. A noi però interessa anche un'altra cosa. A noi interessa il fatto che questi problemi, questi, io dico problemi, ma appunto con problemi posso intendere il problema matematico, ho tre mele e ne compro quattro, quante ne ho, cioè il problema a cui noi siamo abituati a pensare come proposta didattica, come strumento didattico, ma possono essere appunto anche enigmi, indovinelli, appunto ci sono dei giochi del tipo indovina il numero a cui ho pensato. Oppure come costruire un quadrato magico, e poi anche argomenti dei più disparati. Perché quando parliamo di matematica in età moderna, parliamo di un ampio spettro di discipline e declinazioni, e anche questo è uno degli elementi che rende queste opere estremamente interessanti. Allora, il punto qual è? Beh, il punto, insomma, è fondamentale. Tra l'altro ne parla comunque anche Heffer nei suoi studi, ma insomma è davvero essenziale sottolinearlo. Molti problemi che poi verranno recepiti dalla tradizione della matematica ricreativa
vengono tramandati, modificati, ideati, creati, utilizzati nella tradizione abacista. Tradizione abacista, cioè delle scuole d'abaco, che fioriscono nell'Italia del 3-400, è una tradizione prettamente italiana, tipica delle città italiane, soprattutto delle città mercantili, delle città ricche fondate sul commercio, in cui appunto i commercianti, non solo loro, ma comunque i commercianti e affini mandano i propri figli non all'università, ma a queste scuole d'abaco, dove i figli imparano a far di conto, a tenere i conti dell'attività anche appunto della bottega, oppure del commercio marittimo. Si tratta di una tradizione che nel corso del 400 produce una quantità sconfinata, sconfinata di testi interessantissimi, ovviamente fino ad un certo punto sono manoscritti, testi manoscritti che circolavano nelle singole scuole d'abaco e poi diventano appunto testi a stampa. Tra cui uno famoso perché è il primo testo di matematica che viene stampato in Italia, penso 1476, l'aritmetica di Treviso. In questa tradizione dei maestri d'abaco si infila anche la figura di Luca Pacioli. Con la sua Summa, che è considerato il testo di riferimento, anche perché a Pacioli viene di solito attribuita l'invenzione della partita doppia. Cosa interessante è che Pacioli firma anche questo manoscritto De Viribus Quantitatis, a dispetto del titolo Una raccolta in volgare, di che cosa? Di giochi matematici. Tartaglia, che lavora come maestro d'abaco, e siamo già nel 500, famoso per la sua disputa con Cardano, non scrive mai, non firma mai un'opera dedicata specificamente ai giochi matematici. Cosa interessante, numerose sue opere, qui vi ho messo la travagliata invenzione, ma vi avrei potuto mettere anche il trattato generale de pese e de misure, il general trattato, scusate, de pese e de misure, le sue opere presentano dei problemi che poi ritroviamo nelle opere di matematica ricreativa. E come vi dicevo, appunto, sono dei problemi di matematica nel senso più ampio del termine. Uno dei problemi più classici che affronta Tartaglia, non a caso lo affronta anche Cardano e lo ritroviamo poi in Osanò, è come recuperare dal fondo, non dal fondo del mare, ma insomma come recuperare dal mare una barca affondata. E quindi qua ci sono appunto tutte le varie ipotesi. Vi ho messo anche l'algebra di Bombelli per i motivi che vi dicevo prima, no? Perché Bombelli appunto conosce l'opera di Diofanto che produce delle conseguenze fondamentali sulla stesura dell'algebra. E praticamente quando Bombelli arriva a scrivere a scrivere l'algebra in forma a stampa, fa una cosa rispetto alla forma manoscritta, che è quella di togliere tutti i problemi, o meglio, di proporli, ma in modo astratto. Cioè, tutti quei problemi della tradizione abacista, in seno alla quale nasce e si sviluppa in prima istanza comunque l'algebra, erano tutti problemi che appunto dovevano offrire agli studenti degli esempi pratici da poter poi applicare, no? Alla bisogna. Ed erano problemi che presentavano
delle situazioni quotidiane per avvicinarsi proprio alla concretezza della necessità di questi studenti. Quindi non so, c'era appunto la nave con il carico, oppure la donna al mercato, gli amici che si devono dividere il vino, come fanno, come faccio a pesare degli oggetti di metalli diversi, a capire di che metalli sono fatti, e così via. Bombelli decide, di eliminare completamente questi problemi e di lasciarli solo in una formulazione astratta. Beh, questo è significativo assolutamente, perché la prima edizione, questa è la seconda, la prima edizione dell'algebra del 1572-1612 in Francia esce il primo volume di Bachet di Récréation mathématique. Ovviamente non ho studiato abbastanza per mettere in relazione le due cose e non sto avanzando chissà quale ipotesi, però mi importa semplicemente riflettere sul fatto che nel momento in cui questi problemi vengono abbandonati dai matematici e dalle opere di matematica, opere che oggi chiameremmo specialistiche, dalle opere specialiste di matematica, scritte da matematici per matematici, in quel momento questi problemi permangono, rimangono e anzi si trasformano grazie alla tradizione della matematica ricreativa, che fiorisce però appunto non in Italia ma in Francia. E su questo non ho sinceramente spiegazioni, e anzi, se qualcuno di voi poi vuole magari avanzare osservazioni o ipotesi, è ovviamente benvenuto. Quali sono le prime opere che vediamo? 1612 Bachet, I Problèmes Plaisants, Le Récréations Mathématiques, queste che vedete al centro, anonime. In realtà sono firmate da Fanette, probabilmente pseudonimo per Lorechon, un insegnante gesuita. E poi queste di Claude Midorge, che escono poco dopo, vedete, 1627, le Récréations mathématiques di Lorechon, 1630 quelle di Midorge, che sono in realtà non un nuovo testo di matematica ricreativa, ma un esame del libro di matematica ricreativa di Lorechon nell'intento di scovarne gli errori e di darne le soluzioni più corrette. Due cose che ci interessano di questi testi. Ma la prima cosa sicuramente è la vicinanza di queste, anzi, allora sono tre. Sicuramente la vicinanza di queste edizioni che ci segnalano un interesse da parte del pubblico per questo tipo di opere, perché altrimenti gli editori non continuerebbero a stamparle. Tra l'altro, vedete che Bachet e Lorechon vengono entrambi stampati a Lione dallo stesso editore, Pierre Rigaud. Questo vuol dire che l'opera vendeva bene, altrimenti col cavolo che dopo Bachet ti stampo un'altra opera uguale di problemi ricreativi. La seconda cosa è che comunque, pur essendo appunto delle opere di problemi piacevoli, leggeri, che devono divertire e intrattenere, il contenuto matematico e quindi scientifico, usiamo questo termine anche se un pochino impropriamente, ma il contenuto scientifico sta a cuore agli autori. Tanto che appunto Midorge si prende la briga di proporre una nuova edizione con le correzioni. E vedremo che questo è uno degli elementi fondamentali di queste opere su cui io personalmente mi soffermo con più interesse, no? Proprio perché dico,
non si tratta solo di giochi fine a se stessi, ma le possiamo considerare proprio delle opere di divulgazione matematica, perché al di là delle intenzioni dichiarate dell'autore c'è proprio l'intenzione e l'attenzione nel veicolare dei contenuti di matematica, e poi non solo matematica, vedremo, perché si ampliano di volta in volta, che siano esatti. E quindi c'è un aggiornamento continuo. Terzo elemento a cui prestare attenzione è che questi problemi, ok, di queste opere, sono appunto piacevoli e divertenti. Questi sono alcuni esempi da Laure Chauhan che mi interessava farvi vedere, perché mentre Bachet abbiamo proprio solo problemi con i numeri, basati sulle proprietà dei numeri, con Laure Chauhan già abbiamo appunto dei problemi di tema diverso che spaziano. Quindi, per esempio, c'è appunto la camera oscura, oppure c'è il famoso problema del lupo, della pecora e del cavolo, oltre a dei problemi che sono chiamati così, ma in realtà sono delle indicazioni di carattere pratico sulla costruzione, per esempio, di orologi. E questo è un elemento che rimarrà sempre in praticamente tutte le edizioni delle matematiche ricreative. Appunto, vi dicevo, ci interessa il tema del piacevole e divertente, perché quando arriviamo all'edizione di Ozanam, le sue Recreations Mathématiques del 1696, non abbiamo dei problemi solo plaisant, ma quest'opera propone dei problemi utile e agréable. Quindi c'è la dimensione anche dell'utilità, e non solo del divertimento, non solo della piacevolezza. Non solo, le récréation diventano da mathématique a mathématique e physique. Questo è un elemento essenziale, perché poi arriviamo a fine Settecento con Guyot, in cui le récréation saranno physique e mathématique. Perché? Beh, perché a fine Settecento io un'opera che parla di matematica non te la compro, ma un'opera che parla invece di giochi ed esperimenti con l'elettricità e quindi di fisica, corro subito a prenderla. Quindi c'è un aggiornamento sia a livello di contenuti matematici, sia a livello di gusti del pubblico. Allora, non posso soffermarmi come vorrei, io pensavo di avere chissà, cioè in realtà ho tanto tempo quanto voglio, ma non voglio abusare della vostra pazienza. Brevemente, chi è Ozanam? È un matematico, qui abbiamo l'éloge sugli atti dell'Académie royale des sciences, di cui pure diventa socio nel 1701. Questo elogio, tra l'altro, è scritto da Fontanelle. Ozanam era destinato alla carriera ecclesiastica, ma la matematica lo rapisce. Non può farci niente, dice Fontanelle. Per sfortuna, par malheur, aveva visto dei libri di matematica che gli avevano suggerito, gli avevano detto a che cosa era destinato. E da lì in poi Ozanam inizia a fare un insegnante di matematica e a occuparsi di matematica. Come vi ho già detto, è il primo a tradurre i sei libri dell'aritmetica di Diofanto in latino, scriverà anche dei commentari a Diofanto in francese. Prima di scrivere le Récréations Mathématiques, scrive un Dictionnaire Mathématique, e un cours de mathématiques. Perché ci interessa? Beh, perché sicuramente ci segnalano una specifica sensibilità dell'autore verso appunto la divulgazione della matematica, divulgazione e didattica della matematica, ma comunque verso l'idea di un sapere matematico messo alla portata dei più.
Addirittura nella prefazione del dizionario, Ozanam dice: ah, ci sono dizionari per qualsiasi cosa, per qualsiasi disciplina, com'è possibile che non ci sia un dizionario di matematica? Questa cosa è inaccettabile e quindi lo scrive. Appunto, come vi dicevo, i suoi giochi non sono solo piacevoli, ma sono anche utili. Sono di matematica e di fisica, il che vuol dire che ci sono giochi, lo leggete qui, no? Di aritmetica, geometria, ottica, mnemonica, cosmografia, meccanica, pirotecnia, fisica, e poi c'è questo trattato degli orologi, che è un trattato che resterà sempre nelle edizioni di Ozanam, che non verrà mai eliminato, anche nelle edizioni più tarde, e che è proprio un trattato sulla costruzione di varie tipologie di orologi. Questo voler sottolineare la presenza di giochi che sono anche utili è significativo, perché comunque innanzitutto c'è un po' quell'idea, no, del gioco utile ad insegnare, che poi prenderà piede nel Settecento e ancora di più all'inizio dell'Ottocento. Ma poi è comunque una forma retorica che serve anche a Bachet per giustificarsi. Infatti nella prefazione lui praticamente sembra quasi doversi giustificare, no, della scelta che ha fatto di aver, Ozanam, scusate, ho detto Bachet, aiuto, della scelta che ha fatto di, dopo tante opere così alte, di aver invece pubblicato, di aver curato un'opera di questo tipo. E come vi dicevo, una delle tematiche che emerge nella prefazione è proprio la difesa del gioco matematico come un gioco che può essere fatto perché insegna qualcosa. È un jeu d'esprit che va bene per tutte le stagioni e per tutte le età, perché sono dei giochi che insegnano ai giovani, divertono i vecchi, convengono, sono adatti ai ricchi e non sono assolutamente al di sopra della portata dei poveri. Entrambi i sessi, tra l'altro, possono dedicarvisi. Questa idea di un pubblico, di pubblici così eterogenei, è un ulteriore elemento che ci fa dire: sì, siamo davanti a un'opera di divulgazione matematica, in cui, tra l'altro, lo scopo dei giochi si differenzia a seconda del pubblico che fruisce l'opera. Quindi i giovani ne vengono istruiti, i vecchi invece si divertono. E ci svela anche comunque una precisa sensibilità dell'autore rispetto all'opera che sta mettendo sul mercato. Velocemente, la struttura è questa, vi faccio vedere. C'è prima il problema enunciato in termini teorici, quindi in questo caso la parte teorica, la spiegazione di che cos'è una progressione aritmetica, e poi i problemi, le questions, in cui appunto i problemi, gli enigmi, gli indovinelli, con appunto queste storielle, no, che vi dicevo prima, quindi un proprietario, un viaggiatore, E episodi, scenette di vita quotidiana sfidano il lettore a risolvere i calcoli utilizzando appunto quanto appena appreso nell'introduzione teorica. In Ozanam l'introduzione teorica è molto ristretta, vedremo per esempio come in Montucla invece si estende significativamente. Questo è un altro esempio, ma insomma, poi le slide ve le posso condividere, quindi le potete guardare con tutta la calma possibile. Mi interessa però, forse interessa a chi di voi si occupa appunto poi soprattutto di matematica e storia della matematica,
soffermarmi un secondo sul linguaggio. Quando con Valeria abbiamo preparato i video per il Muse, no? Sui giochi matematici, mi ricordo che ad un certo punto, no? Lei diceva, ma Osanam non utilizza il linguaggio algebrico. E da questa sua osservazione, no, mi sono andata a vedere un po' di materiale, perché comunque siamo già nel 1696, non aveva senso che Osanam ancora utilizzasse un linguaggio, il linguaggio praticamente dell'algebra retorica. E che sembrasse non aver assimilato nulla dell'algebra simbolica, no? Dopodiché, metto a confronto appunto il Cours des mathématiques del 1693 e le récréations, viene fuori che appunto Osanam, ovviamente da matematico e da insegnante di matematica, il linguaggio e la simbologia algebrica le conosceva perfettamente, le utilizzava abitualmente. Ma quando scrive le récréations, sceglie deliberatamente di non utilizzarlo. Allora, da una parte cosa ci dice questa cosa? Beh, da una parte, di nuovo, appunto, la conferma della sua sensibilità e della sua attenzione nel costruire un prodotto che fosse coerente con le intenzioni del prodotto stesso. Quindi, siccome si tratta di giochi, che devono essere destinati a un pubblico più ampio possibile, utilizzo un linguaggio comprensibile a tutti, mentre invece un cours de mathématiques che girerà tra le mani di un pubblico sì eterogeneo, ma comunque composto soprattutto verosimilmente da studenti, io utilizzo il linguaggio algebrico simbolico. D'altra parte, però, attenzione, ci dice anche qualcos'altro, ci dice qualcosa sui pubblici. E cioè ci dice appunto che il linguaggio algebrico, almeno stando a quest'opera di Osanam e all'utilizzo che Osanam ne fa, non, il linguaggio simbolico e algebrico non era conosciuto dai più. Quindi era ancora qualcosa che era utilizzato nei circuiti nei circuiti più colti. La situazione cambia nel Settecento, quando invece l'equazione algebrica la troviamo tale e quale nel manuale e nel testo di matematica ricreativa. L'opera di Osanam ci interessa perché appunto conosce numerose edizioni e l'edizione che ha più attirato la mia attenzione è quella curata da Jean-Étienne Montucla. Jean-Étienne Montucla, matematico, membro dell'Académie des Sciences, censore reale, conosciuto soprattutto per la sua Histoire des mathématiques. Tanto che se andate a vedere, no, nei cataloghi, sapete che quando qualcuno moriva, le librerie venivano poi vendute. E quindi, prima che iniziasse la vendita, il libraio designato pubblicava il catalogo dei libri per appunto informare i possibili acquirenti di tutti i libri che la libreria comprendeva. Sono dei documenti per noi storici fondamentali e bellissimi, tra l'altro, da guardare, da studiare, perché ci danno tantissime informazioni, è proprio bello guardarli. Insomma, se andate a spulciare, no, in qualcuno di questi cataloghi, ovviamente vista la situazione, quelli che trovate online, vedrete che l'Histoire des mathématiques di Montucla è un testo che non manca mai. E anzi, altra curiosità, c'è l'Histoire des mathématiques e poi ci sono le récréations di Osanam oppure di Guyot, che sono le récréations settecentesche un po' più leggere. Adesso vi faccio anche vedere. L'Histoire des mathématiques, appunto, questa storia della matematica in quattro volumi, che conosce due edizioni. La seconda edizione verrà completata da Jérôme Lalande, astronomo e divulgatore, perché appunto escono i primi due volumi, poi Montucla muore, quindi è Lalande che porta a termine l'opera. Un'opera davvero famosissima, che ebbe un successo enorme. Ecco.
Toucla, autore dell'Histoire de Mathématiques, autore anche di una raccolta di testi tradotti dall'inglese sull'inoculazione del vaiolo, che dimostravano l'importanza di inocularsi, e l'innocuità dell'inoculazione. Quindi interessato anche poi all'aritmetica politica, tavole di mortalità, cura questa edizione delle recreazioni matematiche e fisica di Ozanam. L'edizione è del 1778, arriva dopo un'altra edizione, il cui curatore è anonimo, sempre dello stesso stampatore, Jeanbert, della stessa famiglia di stampatori, Jeanbert, che era uscita nel 1723. Ed ecco che in Montucla vediamo proprio che la consapevolezza di che cosa sia la divulgazione scientifica, siamo d'altronde alla fine del Settecento, cosa significhi divulgare la matematica, cosa significhi scegliere i contenuti e veicolarli verso il proprio pubblico, raggiunge, non l'apice, ma comunque sicuramente raggiunge. Un livello successivo, cioè c'è in Montucla una consapevolezza, un approccio al tema del divulgare le conoscenze scientifiche che è sicuramente più consapevole, più completo, più maturo rispetto a quello di Ozanam, semplicemente per il periodo in cui Montucla si trova ad operare. E quindi la prefazione non inizia con Montucla che deve giustificare la scelta di pubblicare un'opera di questo genere, come era stato per Ozanam, ma anzi la prefazione inizia con Montucla che riflette sulla conoscenza della matematica e che si rende conto che sa che la matematica è una disciplina per molti molto difficile. Lui dice: nonostante le matematiche siano volgarmente, con qualche ragione, reputate le più epinose, le rose con più spine, le più difficili, le più sì, le più difficili tra le conoscenze umane, tutti coloro che comunque qualcosina ne sanno, non potrebbero mai appunto non potrebbero dissentire dal fatto che tutte le matematiche presentano un ampio numero di questioni sui numeri e sull'étendue, sulla geometria, che senza essere di un grado così difficile, possono colpire. Possono sollecitare la curiosità di molti. Quindi, consapevolezza della difficoltà della matematica, aritmetica e geometria, e poi appunto delle matematiche miste, quindi ottica, meccanica, astronomia. Questa poi è una classificazione che utilizza dall'enciclopedia. Nello stesso tempo consapevolezza del fatto che ci sono vari contenuti, vari problemi, appunto, varie proposte che possono consentire ai più di approcciare la matematica e la geometria senza problema. Nello stesso tempo, dice Montucla, tra l'altro, la matematica e la fisica non sono mai state coltivate e conosciute
come le sono adesso. Quindi, mai come adesso è un momento opportuno per dedicarsi alla diffusione di questo tipo d'opera. Anche qui, a pagina 3 della prefazione, troviamo un'altra riflessione che ci dà un po', no, l'idea di come Montclar riflettesse sui temi della divulgazione e di come divulgare, perché appunto Montclar ci mette per iscritto, esplicita, un elemento che avevamo intuito ma che mai nessuno aveva esplicitato così. Perché ci dice che è importante utilizzare dei problemi, delle storielle che siano adatte a catturare appunto la curiosità di tutti, anche di coloro che hanno ridotte conoscenze della matematica. E dice, no? Se per esempio si proponesse semplicemente di dividere un triangolo in 3, 4 o 5 parti uguali, con delle linee tirate da un punto determinato, praticamente solo coloro a cui piace la geometria se ne sarebbero interessati. Ma se al posto di proporre un problema in questo modo, cioè nel modo astratto, nel modo in cui aveva iniziato a proporli Bombelli, per intenderci, superando la trattatistica d'Abaco, se dicesse un padre di famiglia, questo è uno tra l'altro dei problemi più ricorrenti, morendo, lascia ai suoi tre figli un campo triangolare che devono dividersi tra di loro in parti uguali. Dentro al campo c'è un pozzo, questo l'abbiamo fatto anche tra i problemi proposti al Muse. Dentro al campo c'è un pozzo che deve essere messo in comune tra i tre figli, perché a tutti e tre serve ovviamente il pozzo. Come potrà essere eseguita la divisione? Ecco che allora, proponendo il problema in questo modo, si riesce a interessare anche coloro che non sono così versati nelle scienze e coloro che in altro modo non vi si interesserebbero. Capite bene che cioè, il ricorrere a questi problemi è sempre stata un'azione tipica prima della tradizione delle scuole d'Abaco, poi della regressione mathématique. Ma non avevamo mai trovato una riflessione così esplicita sul significato di ricorrere a questo tipo di problemi e soprattutto sulla tipologia di pubblici che riesco a intercettare e a cui riesco a rivolgermi. Per concludere, allora, visto che abbiamo prima guardato, no, i contenuti e il linguaggio di Osanon, vale la pena guardare la struttura, i contenuti e il linguaggio utilizzati nell'edizione di Osanon da a cura di Montucla. E la cosa ancora più interessante non è tanto metterla a confronto con l'edizione curata da Osanon del 1696, ma con l'edizione di Jeanbert del 1723, perché proprio ci sono delle differenze estremamente significative. Per esempio, il primo volume, la prima parte del primo volume, nell'edizione del 1723, iniziava ancora con il problema delle suore. Ci sono delle suore in un convento, la badessa è cieca. Ogni sera le conta, assicurandosi che ognuna sia che le celle, adesso non metto, tra l'altro anche questo l'avevamo fatto, ma comunque insomma ci deve essere un numero di suore per ogni lato, per ogni corridoio. Le celle sono disposte lungo un quadrato, i cui lati appunto sono i lati del quattro corridoi, no? Insomma, la storiella dice che praticamente la badessa conta le suore presenti in ogni corridoio. Queste suore ad un certo punto la sera fanno entrare i propri corteggiatori che trascorrono la notte lì e poi oltretutto nel corso della notte alcune scappano
con i corteggiatori arrivati lì in convento, ma la badessa non si accorge di nulla perché contando le persone presenti in ogni corridoio, quindi su ogni lato del quadrato, la somma è sempre la stessa. E quindi la domanda è come cavolo fanno le suore con i vari corteggiatori a organizzarsi. Capite bene che il secondo è quello della capra, del lupo e del cavolo, e il terzo dei mariti gelosi, che è uguale alla capra, il lupo e il cavolo, solo che qua abbiamo i mariti gelosi con le mogli, che non possono quindi attraversare il fiume assieme a uomini che non siano il proprio marito. Così iniziava l'edizione del 1723, rimanendo fedele di fatto alla tradizione delle récréations mathématiques da Bachet in poi, come inizia l'edizione curata da Montucla, con un primo capitolo in cui viene spiegato il sistema numerico. Dopodiché si passa a spiegare, a suggerire varie modalità di eseguire velocemente le quattro operazioni. Quindi vedete che già qui c'è un cambio di paradigma, perché al primo posto non viene messo il divertimento, non si cattura il lettore con il gioco curioso, ma anzi, prima del problema, prima del divertimento, prima dell'enigma, c'è la spiegazione e quindi la divulgazione immediatamente del contenuto scientifico. È insomma un po' quel termine, no, di utilità che avevamo visto in Osanam, che ha definitivamente la meglio. Altre cose, come vi dicevo prima, appunto le récréations mathématiques sono un genere molto interessante per noi perché si aggiornano di continuo e quindi i contenuti vanno di pari passo con le conoscenze del tempo, funzionando quasi da cartina tornasole, no? Perché appunto non dico che sono la conoscenza paradigmatica dei manuali, ma quasi, no? Perché comunque l'autore sta molto attento a inserire in queste nuove edizioni quei contenuti che possono interessare il lettore e soprattutto proprio per quell'idea, no, di mantenere un aggiornamento e anche una correttezza delle nozioni scientifiche contenute, c'è proprio un continuo lavoro di correzione, di emendamento, di spostamenti anche, perché tanti problemi magari vengono anche spostati da una disciplina all'altra, entrano nuove discipline. E nel caso appunto di Montucla non è un caso che ci sia un capitolo dedicato alla probabilità e al gioco d'azzardo, quando Zanam aveva detto io la probabilità la lascio fuori perché noi vogliamo cose certe, la probabilità non ci fa divertire. Siamo nella seconda metà del Settecento, è chiaro che abbiamo dei giochi sulla probabilità, non solo, perché se guardate qua abbiamo la sezione dei quadrati magici, che è la sezione la più tradizionale, e sotto abbiamo l'aritmetica politica, la mortalità, le tavole di mortalità, l'aspettativa di vita, un altro tema che nella seconda metà del Settecento, soprattutto in Francia, è fondamentale. Acquista veramente una preponderanza mai vista prima. Altra cosa che nelle récréations mathématiques non abbiamo visto precedentemente è l'utilizzo da parte del curatore, in questo caso appunto Montucla, l'utilizzo di queste raccolte, di quelli che dovrebbero essere soltanto giochi, per parlare di scienza, o meglio, per informare il lettore di quello che può essere considerato scientifico, diciamo così, e quello che invece scientifico non è. Per esempio, nella sezione sulla geometria, Montucla dedica una parte alla storia della quadratura del cerchio, che tra l'altro inserirà poi anche nella sua Histoire des mathématiques, e che viene citato come esempio
come esempio dall'enciclopedia. Quindi racconta la storia della quadratura del cerchio per dimostrare come in realtà nessuno ne sia mai, ne sia mai venuto a caso. Tra l'altro è proprio di questi anni della metà del Settecento che l'Académie des Sciences rifiuta un lavoro proprio sulla quadratura, cioè che sosteneva la possibilità della quadratura del cerchio. Oppure in questo caso sulla parte invece dedicata alla fisica parla della pietra filosofale e quindi dice coloro che non sono esperti di chimica, nuovo termine che prima sicuramente non trovavamo, no? E nuova sezione, quindi la sezione di chimica, i non esperti di chimica pensano che la pietra filosofale, quindi la possibilità di trasmutare qualsiasi metallo in oro, sia il vero oggetto di indagine della chimica, ma non è assolutamente così. E anche qui si prende lo spazio per. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che tra un problema e l'altro c'è proprio un'intenzione davvero significativa, davvero importante di iniziare a tracciare i confini tra le discipline e i confini tra ciò che può essere considerato scientifico e ciò che invece no. Vabbè, qua c'è la parte delle comete che per me è strainteressante perché cambia totalmente il contenuto dal 1723 al 1778. Cosa c'è in mezzo? 1759, cometa di Halley conferma delle ipotesi e dei calcoli di Newton e Halley e il testo del 1778 inizia dicendo le comete non sono più, come si credeva prima, dei segni di collera celeste. Bellissimo. È un nuovo linguaggio che tanto nuovo non è, perché ovviamente già nelle edizioni precedenti era stato introdotto, ma insomma riprova di quello che vi dicevo prima, no? Se appunto il simbolismo algebrico era stato lasciato totalmente da parte da Osanam, lo stesso problema, perché questo problema è lo stesso che troviamo anche in Osanam che vi ho fatto vedere prima, viene appunto espresso in notazione. In not notazione algebrica, quella che utilizziamo ancora oggi. Ultima cosa, e qui chiudo. Innanzitutto, queste opere circolano, hanno una circolazione veramente ampia. Le recreazioni matematiche di Osanam vengono tradotte anche in inglese. Ci sono cataloghi, quei cataloghi di libri di cui vi dicevo, anche per esempio di nobili italiani che presentano la presenza, che confermano la presenza di questi testi in francese, non tradotti in italiano, anche questo non vi so dire perché, nelle biblioteche, nelle proprie biblioteche, accanto magari a testi più specialistici. Più che l'edizione di Montucla è molto diffusa l'edizione di Récréation Physique et Mathématique, lo vedete qua, di Guyot, che è un'opera che esce qualche anno prima, 10 anni prima, 1769, un'opera a cui quasi Montucla sembra reagire, come mi aveva suggerito Bruno Belost, quando avevo raccontato queste cose in un precedente seminario, proprio perché invece le recreazioni di Guyot sono molto più leggere, eh? Sono molto più leggere, sono innanzitutto di fisica e matematica, proprio per l'idea di catturare l'attenzione del lettore con tutti quegli argomenti che più eccitavano la fantasia e la meraviglia, quindi gli esperimenti con l'elettricità, prima di tutto, prima dell'aritmetica e della geometria. E tra l'altro è lo stesso Guyot che ad un certo punto dice, adesso non so se riesco a trovare, sì, qua, benché poi il signor Guyot ha ragione, lodi il famoso Osanam, tuttavia dice non potersi dissimulare che
che l'opera di esso per più riguardi sia troppo profonda rispetto al titolo di Ricreazioni, ricercando ella troppa applicazione e supponendo troppe estese cognizioni. Il nostro autore ha avuto un'attenzione particolare a pubblicare cose nuove e dilettevoli e di una facile esecuzione ed ha procurato insieme di rendersi intellegibile ancora a quelli che abbiano una debole notizia della fisica e delle matematiche, senza tralasciare la spiegazione e lo stabilimento dei principi e delle cause onde nascono effetti ben sorprendenti. Ecco che qua abbiamo praticamente già un dibattito, ma l'abbiamo, in realtà il Settecento è abbastanza ricco di questi dibattiti, per esempio su come comunicare la probabilità, un dibattito proprio, anche se non esplicitato ed esplicito, su come sia meglio divulgare, no? Le ricreazioni che propone Guyot non sono come quelle di Ozanam, non sono appunto come quelle invece che convinceranno Montucla perché quelle sono troppo pesanti. Invece è meglio comunicare in modo più leggero e quindi proporre dei contenuti più leggeri e più divertenti. Ecco, io qui direi che mi fermo e ho parlato anche troppo. Ok, grazie, grazie mille. Possiamo ringraziare Ilaria e lascio la parola se ci sono interventi, domande e commenti da parte del pubblico. Ricordo Anche che suggerimenti, perché appunto anche è suggerimenti. una ricerca in fieri, quindi ci sono vari aspetti in realtà non chiari e non so neanche se riuscirò Vedo Silvia De Toffoli che alza la mano, quindi lascio la parola a lei. a chiarirla. Grazie, grazie Ilaria, intervento veramente molto interessante. Adesso chiedo velocemente perché purtroppo fra poco devo andare a insegnare, quindi. Niente, volevo chiederti se potevi dire qualcosa in più rispetto alla connessione tra appunto le matematiche ricreative, eccetera, e questi testi che hai analizzato, e invece i giochi da tavolo. Cioè, e appunto anche su quelli che, se ci sono degli altri manoscritti o delle cose, su cosa stai lavorando, e in particolare anche se hai guardato la connessione, sia a livello appunto di problemi indovinelli di più con la divulgazione della matematica al giorno d'oggi. E in particolare volevo dirti che c'è questo progetto del CNR che si chiama Fotonica in Gioco, dove ogni 2 anni hanno un concorso per organizzare dei giochi da tavolo, appunto per la hanno un concorso per creare dei giochi da tavolo con dei licei per la divulgazione della Ma fisica. dai, Sì, bellissimo, no, non lo sapevo. e quindi volevo, Bello. magari è interessante per te anche mettere in contatto, diciamo, delle pratiche moderne con queste pratiche invece di giochi da tavolo che stai guardando a Parigi. E volevo No, appunto questo chiederti. sicuramente perché appunto cioè per mia natura anche mi sono sempre occupata anche della contemporaneità, quindi assolutamente. E quindi grazie, magari poi ti scrivo, vabbè, comunque lo trovo, penso, insomma, se cerco, ma grazie mille. E, no, invece riguardo a giochi da tavolo, in realtà ho iniziato da un mese e tra l'altro ho bloccato a casa, quindi fino ad ora sono riuscita a fare purtroppo ben poco. Ma una cosa che stavo dicendo a Claudio prima di iniziare è per esempio che una cosa che ho trovato è proprio questa, le fortificazioni, il tema delle fortificazioni e i trattati sulle fortificazioni in volgare, quindi non tanto nella matematica ricreativa, anche se poi c'è anche lì, no, del materiale, ma comunque è un tema molto diffuso nel 5 e nel 600 e molto divulgato. Non solo appunto agli uomini d'arme, ma a tutti coloro che potevano interessarsene. E una cosa che ho trovato è un gioco francese di metà 600 che si chiama Jeu de Fortification, quello che dicevo prima, dove però la fortificazione viene associata alle figure geometriche e quindi diventa un modo per divulgare delle conoscenze geometriche attraverso un gioco. Ora, io questo gioco nello specie ho visto appunto la digitalizzazione online sul sito della BNF, ma non ho ancora potuto guardarlo nello specifico. E anche il gioco di Wallis di fine Settecento, però questo, che è l'Arithmetical Pastime,
appunto un gioco sull'insegnamento, sulla divulgazione dell'aritmetica, però non so, anche quello, cioè so che c'è, so che esiste, so che è importantissimo e voglio guardarlo, ma una delle cose più diffuse invece, come anche no, naturale, sono poi tutti quei giochi ad argomento astronomico e ci sono anche molte carte da gioco ad argomento astronomico, perché spesso proprio proprio non tanto per l'ambiente domestico, ma erano gli stessi insegnanti che le proponevano assieme ai libri di testo ed erano utilizzate proprio come strumenti di didattica. E ovviamente tutte le tematiche dell'astronomia, appunto dal Settecento in poi, entrano prepotentemente anche nelle recreazioni matematiche, infatti c'è sempre la sezione dedicata alla scienza celeste, no? Com'è naturale che sia, ecco. Questo è quanto Grazie. posso dirti. No, grazie a te. Aspetteremo allora nuovi risvolti della ricerca. Ti Speriamo, speriamo, scriverò speriamo. un'email con delle informazioni. Grazie mille. Ho visto che Gilberto si è. Sì. Esatto, eccolo. Ciao, grazie Ciao. della conferenza. Ti vorrei chiedere se potevi ritornare sui problemi, sulla parte legata ai problemi invece in cui hai fatto l'esempio della nave, problemi concreti. Sì. Sì, Sì. e se potevi riprenderlo un attimo, perché era molto interessante con quello che adesso avviene, che invece si chiama matematica e realtà. Aspetta, sai, lo vedi, no, adesso? Sì. Allora, scusate, ma uno dei miei due cani ha il vizio di abbaiare, è troppo. Qua. Sì. Eh sì, vabbè. Allora, Non questi qua. No, vabbè, dove sono andata? Ma perché? è troppo avanti. Eh sì, ma adesso sto tornando indietro tantissimo. Ecco. Ecco, sì, era questo legato anche a Bombelli, giusto? Sì, allora, questo in realtà appunto in Bombelli non c'è perché lui evita come la peste tutti questi esempi, nonostante lui comunque fosse un matematico di formazione ingegnere, tra l'altro partecipa alla bonificazione della palude della Val di Chiana, quindi voglio dire, non è che non avesse competenze in questo senso, ma le troviamo piuttosto in un autore come Tartaglia, dove appunto in questo La travagliata invenzione è proprio tutto dedicato a come recuperare delle navi affondate. E quindi lui propone un metodo in cui si affianca alla nave un'altra nave e poi con un sistema praticamente di leve si riesce a sollevare la nave affondata. C'è anche l'illustrazione nel suo testo, adesso qua non l'ho messa perché non rendeva l'idea. E poi in generale comunque, non so, propone anche dei quesiti sull'inclinazione ottimale del cannone, quindi È qual è vero, lui l'inclinazione era ottimale. addirittura uno che si occupava di balistiche, Sì, giusto? Sì. esatto, lui scrive La nuova scienza che è proprio dedicata tutta alla balistica, però appunto quando lui propone l'opera quesiti e invenzioni diverse, che tra l'altro è molto interessante perché, aspetta che è molto interessante perché lui cosa fa? Praticamente la scrive in forma di dialogo e dice: io qua vi propongo delle questioni che io non avrei mai voluto affrontare, ma mi sono state fatte delle domande, quindi le affronto, no? E lì raccoglie proprio la qualunque. Quindi magari c'è il nobiluomo che gli chiede appunto qual è l'inclinazione giusta del cannone e lui risponde 45 gradi. Di nuovo c'è quello che il mercante che gli chiede se mi si affonda la nave col carico, come faccio? Però non so, c'è anche il bottegaio che gli chiede come far di conto e poi c'è anche Cardano che gli invia le lettere sulla risoluzione delle equazioni di terzo grado. C'è un po' di tutto, che è un po' la cosa affascinante di Certo. quest'epoca, no? Cioè il
il sapere matematico declinato davvero in tante discipline, in tante competenze diverse, ma perché era così la figura del matematico, cioè Tartaglia è uno che si deve arrabattare quando meglio può. Già appunto Bombelli è ingegnere, vabbè, poi insomma ci sono Sì, ho varie capito. ecco. Però leggendo questi testi uno ha l'impressione che effettivamente siano realistici, Sì, cioè che assolutamente. assolutamente, sì, ho capito, No, quindi questo sì, incontro. questo no, allora, questo assolutamente, perché comunque, appunto, infatti, la novità anche dell'algebra di Bombelli, no? Questo imporre comunque una cesura con il problema pratico e virare sulla teoria e sul discorso astratto. È significativo perché comunque in realtà cioè nel Cinquecento la matematica è pratica e c'è proprio una difesa retorica della matematica pratica che si trova in tantissime opere di tantissimi autori appunto che si occupano, cioè il senso del ok, l'aritmetica e la geometria sono le due matematiche pure, però ci sono poi tutta una serie di matematiche pratiche che sono essenziali e che sono essenziali per tutti, sono essenziali per l'architetto, sono essenziali per soprattutto c'è un articolo per esempio di Biagioli, no? Sullo status sociale del matematico in epoca moderna, cioè sull'idea della matematica pratica necessaria per chi? Per gli uomini di corte. E quindi appunto necessaria per le fortificazioni, per la difesa, per l'arte della guerra, che era anche un modo per il matematico di assicurarsi il patronaggio, no? La protezione. Sì. Cioè l'idea che appunto la matematica che si faceva fuori dalle università era una matematica necessaria, cioè non era solo la matematica appunto della scuola d'Arlaco che poteva essere interessante per il figlio del bottegaio, ma era una matematica che rispondeva a delle esigenze alte, cioè alte nel senso sì, importanti, no? Finalità. Socialmente nobili, Sì, ecco, sì, sì. in questo senso. Sì, no, questo sicuramente. Infatti è interessante proprio che poi tutte queste questioni pratiche sopravvivano soprattutto nella tradizione di matematica ricreativa o nella didattica. Sì, infatti c'è molto dibattito riguardo a questi aspetti didattici che appunto si chiamano matematica e realtà, anche Ecco, se poi a volte sono un po', insomma, i testi sono un po' artificiosi, ecco, per quello ti sì. chiedevo invece se in quel tipo di testi, di divulgazione, di problemi erano, credibili, cioè No, erano problemi assolutamente, cioè i reali. problemi, no, assolutamente, sì, magari appunto di nuovo la situazione in cui da Tartaglia andava il tipo a chiederglielo era ricostruita da lui, Sì, certo, ma il fatto sì. che comunque il matematico, poi per esempio Tartaglia era, cioè, un poveraccio anche, poveretto, Ah, doveva sì. proprio trovarsi da vivere, no? Il fatto che il matematico fosse in grado di rispondere a delle esigenze, a delle domande concrete e reali, questo assolutamente, no, Assolutamente, è molto interessante. sì. Ho Grazie. visto che Grazie a te. c'era una mano alzata da Erika Luciano, quindi se vuole chiedere. Ciao Ilaria. Ciao. Dunque, due domande. Mi senti? Mi sentite? Sì, Perché stanno facendo dei sì. lavori di ristrutturazione del palazzo, quindi è complesso. Allora, Siamo due tutti. domande da profana del Settecento, quindi probabilmente due banalità. Però la prima che mi chiedevo era se oltre ai testi, tu hai citato giustamente testi, pratiche, c'è anche qualche spunto interessante dal settore delle riviste, quindi un analogo, diciamo così, francese dei Ladies' Diaries o simili, insomma. E la seconda domanda, che non ha attinenza con la prima, tu hai parlato, ed è estremamente interessante, secondo me,
di questo rapporto sempre un po' ambiguo, no? Fra spettacolarizzazione e comunicazione della scienza, che per alcune discipline, insomma, è palese, tipicamente l'elettrologia, ma anche altre. Mi chiedevo per la matematica come si declina, come si coniuga questo aspetto, perché spettacolarizzare, insomma, è arduo per la Yes, matematica, 100 poi. ancorché la matematica ricreativa. Per la prima non ho risposta, nel senso che non ho guardato, cioè mi spiego. Ovviamente sui periodici del Settecento la presenza della scienza è una costante, però ti saprei rispondere di più magari su appunto materia astronomica. Non ho guardato nello specifico se i contenuti della matematica ricreativa o affini vengono effettivamente riproposti. Detto questo, sicuramente è un settore, un ambito che dovrei indagare e approfondire perché la domanda, no, è interessante, ovvero queste conoscenze rimanevano poi relegate a queste opere oppure effettivamente circolavano anche al di fuori dell'opera in sé? Appunto come succedeva, non so, per altre discipline come l'elettricità, la fisica in generale o l'astronomia. Seconda domanda, invece, ho la risposta, nel senso che c'era una parte di spettacolarizzazione in queste opere che si concretizzava in cosa? In quei problemi dove praticamente ti dicevano di pensare a un numero e spiegavano come indovinarlo, oppure a tutti i giochi di carte e di dadi, che non so bene se corrisponde all'idea a cui avevi pensato tu di spettacolarizzazione della matematica, ma è la cosa più vicina che mi viene da pensare. Ed effettivamente, tra l'altro, sono dei problemi, dei giochi che sono già in Bachet e che vengono sempre riproposti, anche il quadrato magico. Ovviamente non c'è la spettacolarizzazione del tipo andiamo in salotto, andiamo in salotto, andiamo nel salotto francese e ti elettrizzo la donna appesa. Ovviamente quello No, più no. che altro io pensavo al fenomeno, sai, no, dei vari prodigi, calcolatori prodigio, no? Quindi No. praticamente il letterato che però esegue o molto velocemente o Sì. probabilmente calcoli artificiosamente complicati perché ha qualche artificio di calcolo, tipicamente il calcolo mentale, il calcolo appunto No, quello non prodigioso, l'ho fenomeni trovato. sociali di questo tipo, Sì. pensavo. No, in queste opere non l'ho trovato, nel senso che mi immagino io, cioè non è un contenuto veicolabile nel senso coerentemente con le intenzioni di queste opere. Nel Sì, senso che infatti. l'idea è, cioè non ti racconto di uno che, ma ti insegno come. No, però probabilmente appunto alcune di queste tecniche di calcolo mentale, perché poi di fatto sono quasi tutte tecniche di calcolo mentale, no? Mentale, Quindi sì. pensa a un numero, moltiplicalo per tot, dividilo per tot e poi il gioco consiste nel dirti il numero Quello c'è, quello. pensato. Ecco, probabilmente appunto c'è questo aspetto della spettacolarizzazione che poi aveva anche proprio un corrispettivo sociale nel tipico fenomeno appunto di solito del calcolatore Sì, prodigio. del calcolo. Sì, no, questa è la dimensione, ma anche se, cioè, il gioco delle carte, oppure, non so, indovina il numero che esce coi dadi, cioè qualcosa di molto vicino al gioco di prestigio, no? E quindi questa dimensione sicuramente c'è e rimane anche in Montucla, che è un po' più serio, però non si sogna di toglierle queste cose. Probabilmente proprio perché c'è poi una spiegazione razionale, no, del meccanismo e quindi. Grazie. Grazie a te delle domande. Altri commenti e interventi? Io avrei un'altra curiosità.
Ma Certo, Gilberto. sì, mi rendo conto che è un po' anacronistica, ma grande appassionato di matematica ricreativa è Martin Gardner. Non so assolutamente rispondere. Ero curioso solo se sapevi se lui si era rifatto a qualche problema, a qualche tematica di quelle che, perché i libri sono abbastanza. Proprio mi spiace, No, non... no, Ma ero curioso, forse, infatti ho detto una curiosità. Ilaria, l'unica cosa mi pare che avessimo trovato, no? Qualche testo francese di matematica ricreativa contemporanea che ricostruiva un po' di storia citando Bachet, per esempio. Cioè, No, ma l'impressione che questo... avevamo è che i francesi, giusto, anche che fanno matematica ricreativa oggi, hanno ben presente di ricollegarsi a una Ha una tradizione. tradizione. Questo assolutamente, cioè tutti i testi, anche quelli che sono usciti in Italia, appunto citavo prima quello di Bressanini, così, ma ce ne sono tanti altri, perché per esempio appunto Bressanini era basato su Pacioli, però poi ci sono altri testi che sono stati utilizzati in cui si ricostruisce la storia di questi quesiti e vengono poi riproposti tali e quali, con la soluzione. Diciamo oggi in linguaggio odierno e la soluzione invece proposta dall'autore. Questo sì, cioè appunto la tradizione comunque rimane con un intento forse un po' diverso, quasi forse oggi più ludico o magari di interesse storico, mentre allora proprio erano delle tipologie di problemi, di indovinelli che permettevano di veicolare un preciso contenuto. Matematico, forse questo oggi passa un po' più in secondo piano, mi viene da dire. Ok, allora io direi che visto che abbiamo superato le 4:30, posso magari chiudere la parte più ufficiale dell'intervento di oggi. In modo da chiudere la registrazione, lasciare eventualmente spazio a continuare la nostra discussione anche per le persone che magari non vogliono far perdere la registrazione. Quindi chiudo ringraziando nuovamente Ilaria, immagino a nome di tutti, ti applaudiamo tutti dalle nostre stanze. E quindi saluto tutti.